Pata Susina. La tua torta salata con purée e patatine fritte è squisita. Che c'è per dolce? Spero che non sia troppo pesante. Dell'ottimo budino all'arancia fatto con melassa e crema pasticciata. Urla! Delizioso! Tata Susina è la miglior cuoca di tutto il piccolo regno. Anzi, io dico che Tata Susina è la miglior cuoca di tutto il mondo. Oh, vi ringrazio, vostra maestà. Sì, pronto? Ciao, cara. Sono la regina Calendula. Ah, sono il re e la regina Calendula. Oh, no! Sono così noiosi e anche pieni di sé. Ci stavamo gustando un ottimo piatto di spinaci con schiuma di mare. E abbiamo pensato che sarebbe fantastico se domani sera venisti a cena da noi. Ci hanno appena invitati per cena domani sera a casa loro. Oh, no! Non preoccuparti, ci penso io. Ci dispiace, ma non possiamo domani sera. Oh! Accipicchia, che peccato. So che non avete molte occasioni di gustare dell'ottimo cibo. Cosa? Sarà bene che tu sappia che noi abbiamo la miglior cuoca di tutto il mondo. Avete la migliore cuoca di tutto il mondo? Sì. Oh, allora saremo noi a venire a cena da voi. Ci vediamo domani. Ciao, ciao. È il giorno perfetto per organizzare il regalo picnic delle fate. Ottima idea, Regina Cardo. Urrà! Io li adoro i picnic. Tata Susina, prepara il regale cestino da picnic. Subito, vostra maestà. Vuole che aggiunga della gelatina magica per dolce? Ritengo che potremo fare a meno della gelatina magica quest'anno. Ma così il picnic regale non sarebbe più lo stesso. Beh, se mi prometti di non ricoprire l'intero regno di gelatina, come è successo l'anno passato... Si fidi di me, vostra maestà. Stavolta andrà tutto per il verso giusto. Mammina, può venire anche Ben al picnic? Ma Holly, Ben è un elfo. E il nostro è un regale picnic delle fate. Ti prego, può venire anche Ben? Lui è il mio migliore amico. Allora, immagino di sì, visto che è il tuo migliore amico. Urrà! Lo chiamo subito! Pronto? Parla con la signora Elfo. Buongiorno, signora Elfo. Può passarmi Ben, per favore? Sì, subito. Ben, è la principessa Holly. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Ti va di venire al regale picnic delle fate oggi? Sì, volentieri. Perfetto. Allora corri al castello più in fretta che puoi. Mamma, sono appena stato invitato al regale picnic delle fate. È davvero fantastico. Avrai bisogno di molto cibo, così lo potrai offrire. Che cosa preferisci? Una torta, del formaggio e un po' di frutta, per favore. Aggiungo anche una grossa fragola, va bene? Così ce ne sarà abbastanza per tutti. Grazie, mamma. Ciao. A più tardi. Ecco la ricetta per preparare delle tortine speciali. Ci vuole della farina, del miele, latte, cioccolato e una mela. Che buone! E adesso aggiungiamo un bel uovo. Wow, mamma! Vuoi dare una mescolatina? D'accordo. Splish, splash, splosh, splush. Questa deve essere Holly. Ciao, Ben! Ciao, Holly! Sto aiutando la mamma a fare delle tortine. Posso darvi una mano? Le fate sono molto brave a fare le tortine. Ma certo, principessa Holly, puoi aiutarci a mescolare. Per me è la parte più divertente. Mescolare a volontà e schizzare l'impasto dappertutto. Preferirei che mescolassi un po' di più e schizzassi un po' di meno questa volta. Splish, splash, splosh, splush. Holly, perché non provi a mescolare tu? Va bene, signora Elfo. Sei davvero molto brava. Avresti potuto schizzare un pochino di più, almeno. E adesso versiamo l'impasto negli stampini. Secondo me devono essere squisite. Possiamo assaggiarne una adesso? Mi dispiace, Ben, ma devono prima cuocere nel forno. Oh. Senta, non possiamo cuocerle con la magia? Queste sono tortine degli elfi e vanno preparate senza magia. Ma la magia potrebbe cuocerle molto velocemente. Adesso le faccio vedere.
No, grazie, Holly. Te lo ricordi che gli elfi non usano la magia? E noi siamo elfi! Tata Susina, dov'è la colazione? Mi dispiace, Vostra Maestà, ma gli elfi non hanno ancora consegnato il cibo. Un uovo sodo è tutto quello che desidero, Tata. Puoi farne apparire uno? Naturalmente, certo che posso. Ma le uova della fattoria sono molto più buone. Non mi importa, ho fame e voglio un uovo sodo. Adesso! Come desidera Vostra Maestà. Abracadrodo! Appari, uovo sodo! Che puzza! È davvero disgustoso. Che cos'è? È un uovo di drago. Beh, fallo sparire. Potrei sempre fare apparire una gallina, così deporrà un uovo per lei. Non è il caso. Aspetterò che gli elfi ci consegnino il cibo. Potrebbe volerci un po' di tempo, Vostra Maestà. Non mi alzerò da questa tavola finché non avrò mangiato un uovo sodo. Come desidera la Vostra Maestà. Tata, sono arrivati! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Consegna di cibo! Cos'è successo, signor Elfo? Riccardo sta ancora aspettando la sua colazione. Scusi, Tata Susina, abbiamo perso una carota lungo il tragitto e siamo tornati a riprenderla. Ho capito. Sarà meglio che trasporti subito il cibo all'interno del castello. Carota, un bel pomodoro e dell'ottima lattuga. Ma dov'è l'uovo? L'uovo! Abbiamo bisogno proprio di quello. Sua Maestà vuole mangiare un uovo sodo. Torneremo subito alla fattoria degli elfi a prenderne uno. Holly, vuoi venire insieme a noi? Sì, mi piacerebbe tanto. Tata, posso andare alla fattoria degli elfi? D'accordo, Holly. Così ti accerterai che prendano un bel uovo. Tata Susina, per favore, vorrei del pane da mangiare con l'uovo. Mi dispiace, Vostra Maestà, ma non abbiamo pane questa mattina. Non c'è pane? Allora fallo apparire con la magia. Ma non posso fare apparire del pane se manca la farina. E oggi manca anche la farina. Problema risolto, ordiniamone dell'altra agli elfi. L'ho già fatto, ma come al solito il camion degli elfi è in ritardo. Tata, il camion degli elfi è arrivato. Consegna di cibo! Finalmente, signor Elfo! Riccardo sta ancora aspettando di fare colazione! Allora, quest'oggi abbiamo dei funghi, un pomodoro, fagioli in scatola e ovviamente uova! Basteranno per preparare un'ottima colazione per il re! Sì, la ringrazio, signor Elfo, ma l'unica cosa che mi serve oggi è della farina! Farina? Esatto, un po' di farina per fare del pane. Il re vorrebbe del pane. Non c'è problema, vi porteremo un bel sacco di farina dal mulino a vento degli elfi. Grazie mille, signor Elfo. Vediamo un po', dunque potremo consegnarvela tra una settimana. Tra una settimana? Ma a me serve subito la farina. Ah, non sa quello che dicono? Non far fretta al mulino a vento degli elfi. Forse dovrei venirlo a vedere, questo mulino a vento. Ma certo, Tata Susina. La accompagniamo noi, se vuole. Vedere il mulino sarà divertente. Vorrei tanto venire anch'io. Vieni pure. Sali a bordo, principessa Holly. Seguitemi, visiteremo la fattoria degli elfi oggi. Allora, bambini, chi di voi sa dirmi da dove vengono le carote? Vengono dalla fattoria degli elfi. Esatto, Tata Susina. Bambini, ora tocca a voi. Ditemi da dove vengono le carote. Dalla fattoria degli elfi. Molto bene. Per favore, bambini, mettete i caschi e seguitemi da questa parte. Sentiamo, chi sa dirmi quale animale depone le uova? La pecora! No, fragolina, non è la pecora! È la gallina! Sì, Jake, risposta esatta!
Come potete vedere, la fattoria degli elfi ci fornisce tutto il cibo che ci serve. Che ci dici del latte? Il latte è prodotto da animali molto, molto grandi. Gli elefanti? No, non dagli elefanti. Il latte è prodotto dalle mucche, ma non abbiamo nessuna mucca alla fattoria degli elfi. Allora, dove vivono le mucche? Vivono alla grande fattoria. Andiamo alla grande fattoria! Andiamo, io voglio vedere le mucche! No, no, no! Andare a visitare la grande fattoria è troppo pericoloso per noi elfi e anche per le fate. Smettila, vecchio saggio, stai davvero esagerando. E che cosa può mai saperne una fata sugli animali? Le fate adorano gli animali, vero bambine? Soprattutto i soffici gattini. La grande fattoria è piena di animali molto grandi e anche di gente molto grande, con dei piedi grandi. Dai, sono già stata alla grande fattoria ed è andata bene. Chi vuole conoscerla? Io! D'accordo, venite con me, bambini. Urrà! Va bene. Quest'oggi andremo tutti alla grande fattoria per imparare qualcosa sulle mucche. Sarebbe meglio che la coccinella non venisse con noi. Devo darvi una buona notizia e anche una cattiva, però. Comincia dalla buona, caro. Dal re e dalla regina Calendula, domani sera a cena non ci andremo più. Urrà! E qual è invece la cattiva notizia? Saranno loro a venire qui. Oh no! Che cosa facciamo ora? Il re e la regina Calendula vorranno mangiare qualche cosa di molto speciale. Per fortuna noi abbiamo la miglior cuoca di tutto il mondo ed è Tata Susina. Oh, grazie, vostra maestà. Stavo pensando a delle patate al forno con patate stufate di contorno, patatine fritte, del purè con sopra un uovo fritto. No, Tata, vorranno assaggiare dei piatti speciali, fantasiosi, di nouvelle cuisine. Posso preparare del porridge? Ma non rientra nella nouvelle cuisine. Ma cos'è la nouvelle cuisine, mamma? Si tratta di cibo leggero e poco elaborato, servito in porzioni molto piccole. Io so fare porzioni piccole. Ottimo lavoro, Tata, è davvero piccola. Ovviamente tornerà grande quando la magia svanirà. E dimmi, quando svanirà esattamente la magia? Più o meno adesso. Scusatemi. Solo delle dimensioni del cibo, Tata. La nouvelle cuisine è una vera arte. Non c'è problema. La Tata ha tempo fino a domani per pensare a cosa cucinare. Sì, vostra maestà. Ottimo, sarai bravissima. Tata, che cosa pensi di fare ora? Non lo so proprio. Abracadabra, panini al formaggio. E un bel secchio di tè. Tata Susina! Tata Susina! Il signor Gnomo ha bisogno di una sdraio e di una canna da pesca in fretta! Così potrà almeno fare finta di pescare. Oh, caspiterina! Sapevo che sarebbe successo. Abbiamo appiattito tutte le montagnole. Quindi, arrivederci. La ringrazio, vecchio saggio elfo. Però adesso avrei anche bisogno di un mulino a vento. Cosa? Un mulino a vento funzionante? È una cosa piuttosto difficile da costruire. Oh, ma non deve proprio funzionare veramente. No, solo per finta. Però le sue pale devono girare in tondo. D'accordo, come vuole. I suoi panini e il tè. La sdraio e la canna da pesca. Molto gentili. Che cos'è questo rumore? Vecchio saggio elfo, ma che cosa state facendo? Stiamo costruendo un finto mulino a vento per lo gnomo. Hai detto un finto mulino a vento? Sì, non deve funzionare come uno vero. E questa è una cosa assurda. Però sembra divertente. Olly e io possiamo darti una mano? Oh, sì, che gentili! Adesso possiamo fissare le pale. Finito! Signor
l'odore. Gli gnomi odiano l'odore delle arance. Oh! Fatto! Ora siamo al sicuro. Prossimo punto, trovare i bastoncini per il fuoco. Ecco dei bastoncini. Ed eccone altri. Ok, dovrebbero bastare. Oh, gnam. Oh, ciao ragazzi. Una gnama. Mi dispiace se sto con voi? Vi ringrazio, resterò solo per una settimana, forse due. Oh, no. Ma avevamo un'arancia. Già, non sarei riuscito a trovarvi se non fosse stato per il profumo di questa arancia. Ma gli gnomi odiano le arance. Normalmente sì, ma io sto seguendo una dieta equilibrata, capite? Se mangio 10 budini al cioccolato e 20 torte alla panna, per bilanciare devo assumere una certa quantità di frutta. Ah, accendiamo il fuoco. Come farà ad accenderlo, signor Elfo? Strofinando due bastoncini insieme velocemente. Però devi strofinarli ancora più velocemente. Vi piacerebbe sentire una cosa davvero molto interessante che io so sui bastoncini? I bastoncini crescono sugli alberi. Straordinario, non è vero? C'è un bel calduccio adesso. Questo perché il fuoco è caldo. Ho tanta fame. Anch'io. Cos'è quello? È del cibo, per il picnic. Vuoi dire che hai davvero portato con te del cibo per il picnic? Certo. Probabilmente questa è una strana abitudine degli elfi, vostra maestà. Oh, oh, è molto interessante. Ho portato tantissime cose per tutti quanti. Grazie, Ben. Ma noi fate non mangiamo il cibo degli elfi. Abbiamo il nostro speciale cibo delle fate qui dentro. Ecco, guarda. Oh, mi sembra che il vostro cestino sia vuoto. Forse avete dimenticato il cibo. Ti sbagli, Ben. Il cestino non è vuoto. Ti ricordi che è un cestino da picnic magico? E fa comparire tutto quello che vogliamo. Cominciamo con le bibite. Io avrei voglia di un po' di spumeggiante succo fatato. Cestino magico, saggio e intelligente, fa comparire del succo fatato immantinente. Wow! Oh, oh, sì, giovane elfo, è piuttosto sorprendente. Ben, hai voglia di scegliere tu le bibite per voi bambini? Ricorda, puoi chiedere tutto quello che ti piace. Qualsiasi cosa? Posso davvero chiedere qualsiasi cosa mi piaccia? Certo, tutto quello che vuoi. Va bene. Limonata, per favore. Non ti sembra una bibita un po' banale? Gli elfi adorano la limonata e io sono un elfo! Ma Ben, puoi chiedere qualsiasi cosa ti piaccia di tutto quello che esiste al mondo. In questo caso, limonata con un pochino di gelato sopra. Sei sicuro di non volere qualcosa di più stravagante? D'accordo. Limonata con tantissimo gelato sopra. Ottima scelta, Ben. Cestino magico e incantato. Dacci limonata con sopra tantissimo gelato. Urrà! Ciao, vecchio elfo saggio. Buongiorno, principessa Holly. Benvenuta alla fattoria degli elfi. Adesso devi indossare questo casco. Per quale motivo? Nel caso ti cadesse qualcosa sulla testa. Oh! Dirigiamoci al campo di carote. Guardate, questo è il nostro campo di carote. Fate attenzione! Sta per uscire una carota! Tirate su! Tirate su! Tirate su! Wow! Oh, ciao, principessa Holly! Buongiorno, signor Elfo! Da questa parte! Ciao, ciao! Arrivederci! Qui invece coltiviamo la lattuga! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo!
aperto l'ombrello? Perché tra poco faremo piovere. E userete la magia? A noi non serve la magia. Abbiamo a disposizione un innaffiatoio gigante. Wow. Spingete su! Spingete su! Spingete su! Spingete su! È davvero fantastico! Se trovi questo fantastico, allora aspetta di vedere la piantagione di pomodori. Eccola giù il mulino a vento! Wow! Buongiorno, Ben. Buongiorno, Holly. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, ciao, tata Susina. Ciao, come stai? Per favore, possiamo avere un sacco di farina? Certamente. Dovrebbe essere pronto più o meno tra una settimana. Ma a me serve adesso. Oh, oh, oh. Non sai come si dice non far fretta al mulino a vento degli elfi? Perché, scusa? Oh, oh, oh. Tu sai tutto su come un mulino a vento produce la farina? È ovvio che so tutto. Beh... Vecchio saggio elfo, tu ci puoi mostrare come si fa la farina? Ma certo che posso! Venite con me! Allora, qualcuno di voi sa dirmi cosa abbiamo qui? Beh, un elfo! No, no! Intendevo che cos'ha in mano l'elfo! Una spiga di grano! Risposta giusta, Ben! E chi di voi sa che cosa facciamo con le spighe qui al mulino a vento degli elfi? Io lo so! Prendiamo le spighe di grano. Aspetta, e poi... solo un momento, Ben. Perché non lasci che siano le fate a darci la risposta? Le usate per spazzare la polvere? No, no. Usiamo le spighe di grano per fare la farina. Prima le mettiamo tutte in questo grande imbuto che provvede a separare le parti che non ci servono da quelle che ci servono. Venite con me, dobbiamo scendere, seguitemi! Wands away, please, fairies. A farm is no place for magic. As you can see, Lucy, this is a rather bossy owl. Lucy, we want to see where the milk comes from. We want to see cows. Can you show us, please? Yes, follow me. These are the chickens. Yes, we know, and we know what chickens give us, don't we, children? Eggs! Yes, Jake. Hello, chickens. Some fairies and elves have come to see you. Of course, chickens are quite stupid creatures because they are so big. But I'm big and I'm not stupid. yes. Sorry, Lucy. These are the sheep. Ah, yes. And who can tell me what sheep give us? Eggs! No, no. Sheep give us wool. What did the sheep say? The sheep said, baa. But what does baa mean? Baa means baa. Sheep are really very stupid indeed. But Rex is very clever. Who's Rex? Rex likes you. Charmed, I'm sure. Rex is a sheepdog. Watch this. Rex is rounding up the sheep and taking them safely into their pen. Wow. Gaston wants to have a go. You're too little to round up sheep. Seguitemi, ragazze. Posso aiutare anch'io? Certo, Ben. Bambini, ripetete dopo di me. Cestino magico, per cortesia. Gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Cestino magico, per cortesia. Gelatina, gelatina, ma che troppa non sia. Urrà! Oh! È troppo poca ora. Le coppe sono un po' piccole, vero? Sì.
ce ne serve ancora. D'accordo, allora proviamo così. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, provo un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia! Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali! Io dichiaro questa un'emergenza regale! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora! Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora! Ha funzionato! Urrà! Mi dici dove stiamo andando? Alla grande biblioteca degli elfi! Scusami, vecchio saggio elfo! Silenzio! Ci troviamo in una biblioteca! Mi dispiace! Abbiamo bisogno di un libro di Nouvelle Cuisine per la Tata Susina! A me sembra che Tata Susina sia un'ottima cuoca! Sì, infatti lei è la miglior cuoca di tutto il mondo! Però non sa preparare i piatti di Nouvelle Cuisine! Vediamo un po'! Il libro sulle torte degli elfi, il libro di ricette sugli spaghetti, la raccolta completa dei sandwich fatti con le uova. E c'è anche un libro di Nouvelle Cuisine. Oh, ma cos'è esattamente la Nouvelle Cuisine, principessa Holly? Si tratta di piatti speciali, leggeri e poco elaborati. Di sicuro non c'è il porridge. Oh, aspettate un momento, questo non mi sembra affatto un libro degli elfi. Già, perché non lo sono? Ah, il libro magico delle fate! Che cosa ci fai tu qui nella grande biblioteca di noi elfi? Quel libro ha solo delle pagine bianche. Io sono un libro di cucina magico. Dove sono tutte le tue ricette? Se mi dici che cosa vuoi cucinare, io ti spiegherò come farlo. Ecco, noi vorremmo cucinare un piatto speciale anche leggero, per favore. Quanto leggero? Molto, molto leggero. Certamente. Ora vi mostrerò tutti gli ingredienti che vi servono. Patate, carote, cipolla, piselli e formaggio. Non mi sembrano ingredienti speciali. Silenzio, sto pensando. Voilà, ecco la ricetta per un ottimo piatto di Nouvelle Cuisine. Urrà! Ricordatevi che siamo in biblioteca. Posso prendere in prestito questo libro, vecchio saggio elfo? Puoi anche tenerlo se vuoi, principessa Holly. I libri delle fate non dovrebbero stare nella biblioteca degli elfi. Ti ringrazio. Ed ecco qui la piantagione di pomodori. Wow! Mi dispiace, ma siamo invasi dai parassiti dei pomodori. Oh, perbacco! Ai parassiti dei pomodori piace tanto mangiare i pomodori. Già. Andate via. Ciao! Ciao! Sparite! Via! Oh, sono di nuovo tornati! Già! Se solo riuscissimo a trovare un modo per poterci liberare di loro! Gastone li ha spaventati! Certo, è ovvio! Alle coccinelle piace mangiare i parassiti dei pomodori! Bravissimo, Gastone! Diventerai la nostra coccinella da guardia! Adesso possiamo pensare a raccogliere un pomodoro! Tagliatelo! Subito! Pomodoro! Mi sembra un po' pericoloso. E lo è. Ecco perché indossiamo questi caschi. Però questa a me non sembra della farina. Perché il procedimento non è ancora finito, principessa Holly. Guarda, il vento fa girare le pale. Le pale fanno girare gli ingranaggi. E gli ingranaggi fanno girare le macine.
Come vedi, le macine frantumano per bene i chicchi di grano. E finalmente, ecco della farina di ottima qualità. È un procedimento molto lento. Per questo ci vuole una settimana per ottenere un sacco di farina. Perché non può andare più veloce? Le pale girano in base alla forza del vento. Quindi, se facciamo in modo che il vento soffi più forte, le pale girerebbero più velocemente, giusto? Oh, certo! Ma non possiamo fare in modo che il vento soffi più forte. Io posso. Oh, un momento! Non sono sicuro che sia una buona idea usare la magia. Oh, smettila di brontolare. Faccio sempre attenzione quando devo interferire con gli agenti atmosferici. Tata Susina, posso fare un incantesimo anch'io? No, principessa Holly, tu sei troppo giovane per cimentarti in incantesimi sul tempo. Oh. Però puoi sempre osservare me e imparare come si fa. Soffia vento, fai il tuo dovere. Usa la tua potenza e asseconda il mio volere. Ecco fatto, non avevo ragione io? Le pale stanno girando sempre più velocemente. Hai visto, vecchio saggio elfo? So sempre quello che faccio. Chissà se i fagioli in scatola sono un piatto raffinato. Tata, abbiamo un libro di cucina magico. Ciao, tata Susina. Oh, avete trovato il mio libro di cucina. Dov'era finito? Era alla grande biblioteca degli elfi. Scusa, che cosa ci facevi lì? Mi stavo annoiando moltissimo. Il libro conosce delle ricette di Novello Cuisine. Ottimo! Quali sono gli ingredienti? Una patata, una carota, una cipolla, dei piselli e del formaggio. Questi sono gli ingredienti che uso di solito? Sì, gli ingredienti sono sempre quelli, ma il modo in cui li cucinerai no. Ora metti a bollire dell'acqua. Taglia la patata, la carota, la cipolla, i piselli e il formaggio. E mettili nella pentola. Falli bollire per un minuto e poi raccogli il vapore. Ora puoi servire. Ma è tutto qui! Questo è un piatto leggero e poco elaborato. Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma tata Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Oh, nom, nom. Squisito. Io però ho un pochino di fame. Anch'io? Non credo di aver mai mangiato cibo degli elfi prima d'ora. Vuole assaggiarne un pezzo, Riccardo? Oh, grazie, Ben. Molto buono. Il cibo degli elfi è squisito. È vero, hai ragione. Tata Susina, provalo anche tu. Oh, volentieri, vostra maestà. Eseguo, visto che è un ordine regale. Ed ecco subito un altro ordine regale. A tutti i picnic delle fate dovrai sempre invitare un elfo. Però c'è un altro lavoro che è decisamente più pericoloso. E qual è? Lo posso vedere? Sei sicura? Ti potresti spaventare. Ma io non ho paura. Posso tranquillamente dire che questo è il lavoro più pericoloso del mondo per un elfo. Allora qual è? Raccogliere le uova. Che cosa c'è di pericoloso nel raccogliere le uova? Le galline! Wow, sono davvero gigantesche. Esatto, ecco perché abbiamo costruito un recinto alto. Ed ecco perché è molto importante chiudere a chiave il cancello. Che emozione! Aspetta, principessa Holly!
Queste galline non sembrano tanto pericolose. È solo raccogliere le uova che può essere pericoloso. E come fate a raccogliere le uova? Ogni elfo deve correre molto velocemente verso l'uovo, prenderlo e poi scappare via il più in fretta possibile. E cosa succede se non è abbastanza veloce? La gallina ci si siede sopra. Poverino. E adesso hai capito perché è così importante che il cancello sia sempre chiuso a chiave. Wow! What's that sound? It's gone all dark. It's Bessie. And who is Bessie? Bessie's a cow. Ooh, a cow! She likes you. Now, children, what does the cow give us? A big lick. Yes, and what else? Milk. Well done. But she hasn't brought any with her. She has. Watch me. It's okay, Bessie. I'll be very gentle. And there you have it. That's where milk comes from. A cow. Another interesting thing about cows is they always sit down when it's going to rain. Oh, Nanny Plum, that's just a silly fairy tale. It's true. Cows sit down when it's going to rain. Oh, yes, yes. What a superb example of a female bovine quadruped. I just felt a teeny drop of rain. These are the cow's udders. Yes, I definitely felt some rain. Wise old elf, maybe you should get out from under the cow. If only I could take a closer look. Oh! What about the wise old elf? Ooh. He's under a cow. At least he's dry under there. Lucy, could you get Bessie to stand up, please? I'm sorry. Cows never get up when it's raining. A me è sembrato di sentire un tuono. Sei stata tu a crearlo, Tata Susina. Ma io? No! Non ho creato il tuono con la magia, solo il vento. Sei proprio sicura di non aver creato una tempesta, Tata Susina? Certo. Beh, vento, uragani, tempeste... Non è facile capire la differenza. Oh, stiamo producendo un po' troppa farina. Tra poco finiremo tutti i sacchi. Dimmi, Tata Susina, questo tempo dir poco spaventoso è opera tua. Oh, smettila di brontolare. Vedrai che migliorerà tra un momento. Tanto non può certo peggiorare. Oh, il mulino vento è fuori controllo. Sta producendo troppa farina adesso. Correte, correte, mettetevi in salvo. Ci salti di qua. Aiuto. Mettiamoci al riparo. Come girano veloci le pale! Troppo veloci! Il mulino a vento è fuori controllo! Si sta riempiendo di farina, ne produce troppa! Ma non volevamo ottenere proprio questo! Dobbiamo fare in modo che le pale rallentino subito! Ah, e va bene! Pronuncerò un'altra formula magica per fermare il vento! No, ti ringrazio molto, Tata Susina! Per oggi ne abbiamo abbastanza di magie delle fate. È il momento che gli elfi si diano da fare. Qual è il tuo piano, vecchio saggio elfo? Dobbiamo soltanto prendere all'asso una pala e così fermare il mulino a vento. Tenetevi forte a questa fune, amici elfi. D'accordo! Sei proprio sicuro che sia una buona idea? Sappiamo quello che stiamo facendo. Adesso rimanete indietro e fate attenzione. Siete stati gentili ad invitarci con così poco preavviso. Non c'è nessun problema.
Non vediamo l'ora di assaggiare quello che la miglior cuoca del mondo ha preparato per cena. Oh, scusatemi, è il mio stomaco. È impaziente di gustare dell'ottimo cibo. La cena è servita. Godetevi il pasto, vostre maestà. Oh sì, ma che sapore delicato, squisito. Ed è così raffinato. Tata? Vostra maestà? Che cos'è questo piatto? Nuvola di zuppa di verdure. Ma è soltanto vapore. Che piatto così leggero e poco elaborato. È strepitoso, si sente a malapena il gusto. Ci sono delle patate di contorno? No. Tata Susina, io ho ancora un po' di fame. Sì, anch'io. Non c'è problema, con la patata, la carota, la cipolla, i piselli e il formaggio ho preparato dell'ottima zuppa. Squisita! Questo vapore è più che squisito, ovviamente, ma c'è anche un'altra portata, per caso? Sì, anche se sono piuttosto sazia. Ora assaggerei volentieri qualcos'altro. Io invece mangerei molto, molto di più. Ma che cos'è questo profumino invitante? Mi sembra proprio che arrivi dalla cucina. Oh cielo, pensa, signor Elfo, come si manda via una talpa? Buongiorno! Urrà! Già? Le talpe non possono sopportare noi gnomi, non ho idea del perché. Grazie, signor gnomo, per aver salvato il campo dalla talpa. È stato un piacere. Cosa c'è per colazione? La talpa ha mangiato tutto il cibo. Oh, perbacco! Buongiorno! Tata Susina! Allora, com'è andata? È stato molto strano. Abbiamo scoperto che in realtà il signor gnomo mangia le arance. E poi il signor gnomo ha cantato una canzone che si intitola Dubi Dubi Du! E poi è arrivata una talpa che ha mangiato il nostro bucato e tutto il nostro cibo. E adesso non abbiamo nulla per fare colazione. Sì, pensavo potesse succedere. Ecco perché ho portato il cestino magico da picnic. State tranquilli, colazione per tutti! Urrà! Meno male, sto davvero morendo di fame. Oh, quindi nemmeno lei ha mangiato? No, non oggi. Oh, perbacco, è vuoto! No che non è vuoto, signor gnomo. Questo è un cestino da picnic magico. Cestino magico da picnic, su, avanti! Prepara la colazione per tutti quanti! Urrà! Ho appena avuto un'idea. Cestino magico, dacci per favore 10 uova all'occhio di bue, tanto pane tostato, 9 barattoli di marmellate, 40 salsicce e 90 frittate. Oh. Evviva! Questa sì che è una splendida colazione. Grazie, signor gnomo. Buon appetito. Stavo quasi dimenticando la mia dieta equilibrata. Non posso certo abbuffarmi di questa roba deliziosa senza mangiare anche un'arancia. È riuscito a prenderla! Urrà! Un gran bel lavoro, vecchio saggio elfo! Te l'ho detto che avrebbe funzionato! Spero almeno che si divertano! Felici di essere lassù. Gli elfi non sono mai felici, non preoccuparti. Forse è il caso che tu adesso provi a fermare l'incantesimo, Tata Susina. Scusate, che cosa ha detto? Ferma subito il vento. Come vuoi. Obbedisci, vento. Ti ordino di sparire subito. Ti senti bene? Ma certo che mi sento bene! Sono un elfo! Ora posso prendere il mio sacco di farina. Fermati, Tata! Ti suggerisco vivamente di non aprire quella porta, è meglio. Oh, e smettila di brontolare! Oh!
papà! Ciao, Ben! Ah, signor Elfo, potresti consegnare un solo sacco di farina alla nostra tata? Può averne anche un camion intero e non si preoccupi, le do un passaggio! Urrà! La ringrazio, lei è davvero molto gentile! Ehi, tata Susina! Adesso puoi anche usare la tua magia, se lo desideri! Credevo che non ti piacesse la magia. Tirami fuori di qui, subito! Se ne sei sicuro? Ne sono sicurissimo! Abracadante, mucca, alzati all'istante! Allora, che cosa stavo dicendo? L'ultima cosa che hai detto è stata... E questo è il suono che hai fatto quando la mucca ti si è seduta sopra. Ti ringrazio molto, fragolina. Oh no, piove tantissimo! Correte tutti sull'autobus! Lucy, è meglio che tu vada al coperto! Ma non posso! Devo prima far entrare tutti gli animali nella loro stalla! Rex può aiutarti! Ma come faccio con Bessy e con le galline? Pronuncerò una formula magica in modo che entrino nella stalla. Oh no! Piove troppo e la mia bacchetta non funziona! Invece sì che funziona, guarda! Non c'entra la magia! È merito di Gastone! Sta imitando Rex, il cane pastore! Gastone ora è una coccinella pastore! Bravissimo, Gastone! Grazie per il vostro aiuto! Tieni, ecco un po' di latte, è ottimo! Oh, sei molto gentile! Un urrà per Lucy! E un urrà per tutte le piccole fate! E per gli elfi! Urrà! Noi siamo andati alla grande fattoria e abbiamo visto tante belle mucche! Questa zuppa è davvero squisita, tata! Sì, è squisita! Salve, tata! Cosa stanno mangiando? Della zuppa di verdure. Il profumo è davvero invitante! L'ho preparata con degli avanzi, non è certo un piatto di nouvelle cuisine. Non credo vi piacerebbe. Ne posso assaggiare solo una cucchiaiata? Direi che ha un gusto così gustoso. La posso assaggiare anch'io? Sì, anch'io. Anch'io. Oh, squisita, è così nutriente. Eccezionale, tata. Avrei un annuncio da fare. Tata Susina, brava, sei veramente la miglior cuoca di tutto il mondo. Oh, vi ringrazio, siete molto gentili. Adesso, che cosa desiderate per dolce? Qualcosa di leggero oppure il mio budino all'arancia? Budino all'arancia!